Da quanti anni abiti qua? 25 anni. Non hai mai pensato di andare ad abitare da un'altra parte? No, no, assolutamente no. Qui abita ancora oggi una famiglia. Capito? 40 anni qua di hotel. Non la cambierei nemmeno per una villa in città. Solitudine, oramai siamo abituati. E come vi sentite ad essere gli ultimi abitanti di questo posto? Non so. Che volete, no? Un po' casualitate, però andiamo bene. La storia di oggi mi porta fino a qui, in questo piccolo agglomerato di case abbandonate tra i boschi del Monte Reventino. Mi trovo a Panetti. In questo momento sono proprio in un'abitazione che è stata completamente abbandonata. E qui abita ancora oggi una famiglia che resiste e che non vuole andarsene. E oggi sono qui per raccontarvi la loro storia. Ad accogliermi è Giovanna. Lei, insieme al marito, al figlio e ai suoceri, sono gli unici abitanti di questo borgo abbandonato. Com'è vivere in questo posto? È la pace, la tranquillità. Si sta bene, si vive bene. Logicamente bisogna avere la macchina, la patente per potersi spostare, però... Tu abiteresti da un'altra parte? No, assolutamente no. Preferisco stare nella mia pace. Con il passare del tempo, lo spopolamento dovuto alla mancanza di lavoro e all'emigrazione ha preso il sopravvento, lasciando il paese incontro al proprio inesorabile destino. E qui ci trovo proprio nel borgo, abbandonato completamente. Sì, sì, ormai è, diciamo che è diroccato. Ormai è così da tanti anni, almeno da quando abito io qua, da 25 anni, c'erano pochissime persone già. E ti piacerebbe vederlo di nuovo in vita oppure oramai sei abituato a vederlo così? Magari un po' sistemato, un po' più di manutenzione, tenerlo un po' più vivo, sì, non mi dispiacerebbe. Allora, vieni che ti faccio vedere qua. Sì. C'è il parmiento dove facevano una volta il vino, c'è anche un baule vecchio, una botte. Sì. Questa praticamente era la vasca dove veniva. La vasca dove mettevano, no? Sì. Munta l'uva, poi scendeva giù il vino, c'era il torchio, però mancano un po' di pezzi. E più o meno, diciamo, queste case sono abbandonate da quanto tempo? Che tu sappia. Guarda, secondo me da 25-30 anni più o meno. Però ancora si vedono praticamente tutti i segni. Sì, 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 sì. Per esempio qua c'era di mia nonna. Questa è la casa della tua nonna? Della mia nonna, sì. E hai mai pensato, per esempio, anche tu di risistemare qualche casa, anche per esempio questa di tua nonna? Cioè, ti è mai venuta l'idea di... Sì, l'idea, sì, per tenerla viva. Però poi è difficile, diciamo, difficile, molto portarla difficile, a terra. Sì, sì, molto difficile. Io ci sono salito. Qua c'era un alimentare. Sì, c'era un piccolo alimentare, però io non me lo ricordo. C'era tanti anni fa. C'è ancora la scritta. Generi alimentari diversi. Dopo aver fatto un giro tra le poche case aperte e quasi tutte in rovina, Francesco mi accompagna dai suoi nonni. Abitano praticamente attaccati a casa sua, ma durante il giorno stanno poco lontani da qui, in campagna, prendendosi cura degli animali e della loro terra. Quindi questa è la casettina di campagna. La campagna? Oi. E com'è stare qui? Com'è? Bene, bene. Noi stiamo qua, andiamo a Panetti. Cuciniamo, mangiamo, viviamo. Accudite gli animali. Con gli animali. Sentendo che la vita è questa. Che stai cucinando stamattina? Fammi vedere. Qua c'è fuoco oggi. La pasta, io ho fatto il sugo, ecco,
Avete visto? La salsa la facciamo noi, abbiamo montato le patate che c'è in mezzo. Le patate. Poi ci mettiamo un po' di verdura, puro. Vai a piare pure la verdura? No. Dove mi porti? Dove mi porti? Ti porto un po' la gallina. Vediamo se mi scendevo. Uno c'è, Ti piacciono gli animali? Non sempre mi piacciono. Ne ho avuto fino a 60, 70 di questi. Mi senti come chiamano. Tu nella tua vita hai fatto sempre il contadino, no? Sempre, 40 anni che ho fatto la vita. Come sto pezzo di terra, che buono uscito. Lasciaio la vita. Da quanti anni abitate a Panetti? Lo 71. Posso chiedervi quanti anni avete? Io? 70. Lo 46, ognuno, facete un po' conto. E il signore? Lo 41. E come vi sentite ad essere gli ultimi abitanti di questo borgo? Che volete, no? Un po' solitate, però andiamo bene. Siete l'ultima famiglia di Panetti. Quanti abitanti ci sono ora? Due, nove, tre illi. Cinque abitanti. Cinque abitanti. E uno che è solo l'agno, ce n'è uno pure che è solo l'agno. E vi piace stare a Panetti, quindi? Ne ci piace, ci ha messo a bere, poi ci ha messo a bere, ma no. L'avete e visto? Dove vai? L'avete visto come c'è? Avete mai pensato di andare ad abitare da un'altra parte? Ah, non mi piace. No. Cosa vuol dire per voi stare qui in campagna? Nella solitudine? No, è solitudine, oramai siamo abituati. Come le vetto, io e noi. Poi cuciniamo per mezzogiorno, poi ne mangiamo, poi facciamo i servizi, poi ne andiamo. Avanti indietro. E la giornata passa. E la giornata passa. Ma come vi sentite ad essere gli ultimi abitanti? Come vi sentite? Un po' come lo lì perché io non c'è nessuno. Ma sia una cosa, manco dove rivolgere. C'era 100 famiglie. A Panetti c'era 100 famiglie. E adesso invece siete l'ultima famiglia, siete voi. Vi dispiace un po' questa cosa? Che volete? La solitudine è un po' brutta, però perché ci siamo abituati. Ormai. Non interessa niente. E mi raccontate un ricordo bello che avete di Panetti, di quando c'era più gente, diciamo. Ammazzavamo un maiale, scendeva la gente. Lombitava e incazzava. A lì stava. Una sera andiamo dove uno, una sera vende gli altri dove noi. Andiamo pure queste campagna quando eravamo giovani. Una sera andiamo in una banda, una sera andiamo in un'altra. Sempre ne siamo quando eravamo giovani. Moriamo vieci e staremo in. Voi nella vostra vita cosa avete fatto? Sempre i contadini, sempre i contadini. E vi piace questa vita? Vi è piaciuta? Ho lavorato. Tanto questa era la vita. Erano pure una famiglia, un amigione. Erano sia figli, dei genitori. Il primo era io da razza mia. Da razza di Fatima. Di contadini come Francesca e Aurelia, chissà quanti ce n'erano a Panetti. Immaginate queste stanze abitate da 8, 10 o addirittura 12 persone. Immaginate guardando quello che resta oggi, quando il paese era ancora vivo. In una casa ci abitavano tantissime persone. Poi devi calcolare che ai tempi che ci abitavano, tipo sopra c'erano le stanze da letto, però sotto c'erano gli animali. Certo. Tipo qua... Case di contadini praticamente. Sì, sopra ci abitavano, però sotto, guarda, c'è anche un materasso, i materassi di una volta. Sì. Con i foderi del mais. Quindi sopra ci dormivano, c'era la cucina, sotto avevano gli animali. Cioè. Quando passeggi qua, cosa pensi? Che penso? Che è peccato, tutti i sudori, tutta la fatica, buttata così... Tu da quanti anni abiti qua? 25 anni, da quando mi sono sposata.
In questi 25 anni tu non hai mai pensato di andare ad abitare da un'altra parte? No, no, assolutamente no. La sera quando magari ti metti sul divano, senti solo il rumore del torrente, qualche cane che abbaia, cose così. Non la cambierei nemmeno per una villa in città. Da quanti anni state insieme? Lo 64. 12 dicembre. 12 dicembre 64. Quasi 60 anni. Qual è il segreto del vostro amore che è durato 60 anni? Amore di... Bello! Io benissimo. Mai non scappo il mai. Ma il segreto qual è? Qual è il segreto? No, segreto un tanto. Non abbiamo voluto bene, non abbiamo avuto mai che dire, mai abbiamo brigato qualcuno. Come? Molto abbiamo le mangiare le stagioni. Abbiamo voluto bene noi, abbiamo voluto bene con tutti, abbiamo voluto bene le figlie nostre, abbiamo voluto bene pure lui. Arrivati a questo punto però, mi tocca dire la verità. Ero arrivato qui con altre aspettative, per raccontare questo posto, la sua storia e quello che ne resta. E invece mi sono ritrovato a incontrare persone davvero speciali, non solo perché in qualche modo mantengono vivo il posto grazie alla loro presenza, ma soprattutto per la loro accoglienza. Giovanna e il figlio sono persone davvero accoglienti e ospitali come poche, e Francesca e Aurelia non volevano proprio che andassi via a mani vuote. Vengo da Vicella. Le gradisco molto volentieri. Vedi, vedete, gentilissimo. Con l'amico. Va bene, grazie. Come sempre, il lato umano delle cose è quello che mi affascina di più, anche di fronte alla storia di un borgo abbandonato, uomini e donne, semplici contadini che ti aprono la porta di casa, le loro vite, le loro storie e i loro sogni, in un mondo che va sempre più veloce, sono la cosa che davvero vale la pena conoscere e raccontare. Il mio sogno più grande era fare la poliziotta, però purtroppo non ho potuto farlo, non me l'hanno permesso. Cioè, però, diciamo che è un po' la mentalità dei sì, la mentalità paesi. della donna che andava a scuola. Giustamente mamma mi diceva non c'erano i mezzi, però se i miei fratelli sono andati potevo andare pure io, però è andata così. Sei felice così oramai? Ci rifaremo nella prossima vita. E anche se alcuni sogni restano tali, altri invece basterebbe poco per realizzarli. Ho fatto un po' di chilometri per venirvi a trovare e per farvi una domanda. Il vostro sogno qual è? Avete un sogno? Un tuo sogno qual è? Noi ne volemo bene. Mai. Noi ne volemo bene, con tutti. Non con io solo, con tutti. Che io ho le porte mie, le figlie mie, le porte mie sono aperte. Se volete qualcosa, le porte mie sono aperte. Senza mi dice a me se volete una cosa mi va a piatti. Piatti è quello che c'è e dei padroni. E il più bello è questo che... E ne vogliamo tutti bene.